Hople. Salve a tutti popolo di sport e benvenuti in questo nuovo video. Siamo in una nuova postazione rispetto ai video che avete visto a gennaio. Questi dovrebbero andare in pubblicazione, infatti a febbraio sono con la mia maglietta di Avengers, i Vendicatori, i Ventimatori, i Ventilatori. E sto provando a fare, appunto sto vedendo di poter cambiare postazioni, postazione a seconda di quello che devo andare a fare. I video dell'altro giorno, dello scorso mese, erano principalmente dei video a prova. Ora sto provando a registrare sotto la finestra e siamo ancora in fase di costruzione, però già il fatto stesso di avere un divano, ho messo qua ai lati, vabbè, si vedono un pochettino i cuscini del divano per attutire un po' la voce. Spero che si senta bene e spero che venga bene. Se vi state chiedendo che cos'è questa, è una tuta. E il ciuffo sbarazzino invece è dovuto al fatto che stamattina volevo dormire, solo che è venuto, si chiama Housemeister qua, è venuto praticamente mattina presto e mi ha svegliato e mi ha praticamente preso nel sonno. Detto questo, ragazzi, andiamo a parlare oggi di fisici differenti. Ogni fisico ha delle caratteristiche fisiologiche, appunto, totalmente differenti dall'altro. Io, quando ho lavorato in palestra, molte volte mi veniva imposto di standardizzare la scheda per tutti. Perché? Perché era meno faticoso, richiedeva meno tempo. Perché? Perché potevi dare retta ad una fetta più grossa di pubblico, no? Perché se io per fare una scheda ci devo perdere 20 minuti o tre quarti d'ora, perché devo esattamente capire il tipo di problema, il tipo di fisico, il tipo di alimentazione e quant'altro, naturalmente cosa faccio? Vado a perdere tre quarti d'ora per una scheda, in tre o quattro ore ne avrò fatte non più di 5. Invece in questo modo che cosa facevano? Mi dicevano farne una e dalla a tutti. Beh ragazzi, io purtroppo sono dovuto arrivare a compromessi perché nonostante il mio lavoro, nonostante gli studi, nonostante volessi totalmente modificare questo tipo di teorie e quant'altro, mi è stato imposto dal superiore. Ho perso pure il posto di lavoro con tanti motivi, perché poi comunque cercavo di dare qualcosa, no? Di portare qualcosa di nuovo, e niente, insomma, sono sceso in parte a compromessi modificando qualcosina, ma vabbè, non è servito perché loro volevano lo standard, e lo standard non va mai bene. Perché dico che lo standard non va mai bene? Perché ci sono delle cose, no? Delle teorie per cui un fisico può avere che cosa? Più testosterone, meno testosterone, più allenabilità, meno allenabilità. Mi viene sempre in mente praticamente la differenza di fisici, no? Quella che è riportata anche sui social, che è quella di Jay Cutler, Arnold e Frank Zane, che sono praticamente, Frank Zane doveva essere un ectomorfo, e poi gli altri due si dividevano in mesomorfo ed endomorfo, con allenabilità naturalmente diverse tra fisico e fisico. Vero è che questa categoria, questa estremizzazione è un pochettino differente, perché l'allenabilità c'entra e non c'entra, perché bisogna contare che là ci sono altri tipi di aiuti, ecco, aiuti chimici. Nella palestra di tutti i giorni queste caratteristiche hanno un peso rilevante. Un ectomorfo ha, a seconda poi dal soggetto, una produzione meno elevata di testosterone, un'allenabilità diversa sicuramente di un mesomorfo, che ha una grande allenabilità, soprattutto in tutti quegli esercizi di potenza, ok? L'endomorfo c'ha un'ottima allenabilità, pure rispetto all'ectomorfo deve avere delle schede, rispetto anche al mesomorfo, delle schede totalmente differenti. Quindi, la standardizzazione della scheda di un programma di allenamento non è assolutamente un argomento valido. Io vedo anche su Instagram che pubblicano schede, poi questo ne farò un video pure a parte, schede standardizzate, fate così, fate così, ma fate così cosa? Magari ti capita un soggetto di 16 anni, esile, ectomorfo, ti copia la scheda, piuttosto che avere dei benefici, magari può anche avere i benefici perché comunque ci si allena sempre, però piuttosto che magari cresce in determinati modi, magari si rovina del tutto, ok? Perché tu gli magari hai detto di lavorare in, che ne so, in 4x4,
Ok, e magari lui non riesce a lavorare in 4x4, in 5x6 o insomma cose così, non ce la fa perché fisicamente non è portato a quel tipo di... fisiologicamente avrà delle difficoltà, perché? Perché sicuramente non è seguito come è seguito chi fa queste schede da internet, ok? Quindi ragazzi, senza contare naturalmente poi il fatto metabolico, senza contare poi il fatto dell'alimentazione, che incidono in una maniera enorme, enorme sul risultato finale, e lo sapete bene, ne abbiamo parlato. E quindi ragazzi, io quello che vi voglio dire è questo: quando vedete che nella palestra in cui andate, vi standardizzano la scheda e non ve la fanno secondo le vostre esigenze, secondo, se avete dei paramorfismi, dismorfismi, se avete problemi alle ginocchia, se avete, dei problemi alla schiena, che possono essere delle ernie, dei bulging, insomma, possono essere, delle protrusioni, possono essere problemi alle spalle, alla parte della cervicale, perché magari non lo so, per diversi motivi. Se vedete che la scheda non viene standardizzata in tal senso, che voi avete la stessa scheda di un bodybuilder, un powerlifter, avete la stessa scheda di chiunque, di un soggetto generico, ecco ragazzi, quella palestra non fa per voi. Chiedete a gente competente di personalizzarvi la scheda secondo le vostre esigenze, non secondo le esigenze di chiunque, ok? Perché voi non siete chiunque. Ok? Voi siete delle persone che dovete crescere, dovete migliorarvi, dovete sviluppare delle caratteristiche fisiche. Ecco, una scheda generica magari può anche esserci comunque uno sviluppo in tal senso, però sicuramente una scheda che è disegnata con un salto, veramente con un salto disegna un abito su una persona, una scheda che è disegnata per voi potrà dare sicuramente, e questo ve lo garantisco, dei risultati molto molto migliori, comunque dei risultati più dettagliati secondo le vostre appunto caratteristiche e secondo il vostro obiettivo. Ok ragazzi, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto, spero che vi stia portando comunque un po' di novità, qualche parola così per farvi capire che quello che leggete su internet, sul mondo fatato che è Instagram e Facebook, non è sempre così. Quindi ragazzi, informatevi, parlate, discutete con gente che ne sa più di voi. Se volete contattatemi anche su Instagram, su Facebook, in.sport.fit, sono là, contattatemi in direct o comunque io vi risponderò appena possibile, ma tanto rispondo subito. Ragazzi, detto questo, io spero che il video sia stato chiaro se avete problemi, qualcosa. Contattatemi se avete avuto esperienza, anche scrivetelo nei commenti. Naturalmente, ragazzi, utilizzate sempre un linguaggio più o meno consono, non insultate e quant'altro, perché se no c'è il ban automatico. Ok? Ragazzi, iscrivetevi al canale, l'ho detto, Instagram, Facebook, per il resto, ragazzi, buon allenamento da InSport. Ciao!